C'è una domanda crescente di spiritualità, la voglia di ritrovarsi, di andare oltre l'apparenza, l'avere, per ritrovarsi nell'essere. 3 giorni di silenzio e meditazione, quelli offerti dai padri saveriani, che insieme alla Casa dei Fili d'Erba hanno organizzato nella sede dell'Istituto di Fra Giacomo Acquaviva un momento di spiritualità per risorgere in questa vita, per farsi trovare vivi dalla morte. 3 giorni di silenzio e meditazione, di riflessione sulla parola, ma anche di alcune tecniche di meditazione, di riflessione che possono aiutare la persona poi, tornando a casa, diciamo così, a poter utilizzarli come strumenti di crescita spirituale. Non saranno momento di grandi interventi o conferenze, sarà una sola grande meditazione. Il resto saranno tutti lavori sulla parola e momenti di silenzio. Bisogna attrezzarsi per venire qui, innanzitutto prenotare, insomma. Bisogna prenotarsi, portarsi dietro la Bibbia, un quadernino e tanta buona volontà. Ovviamente anche gli affetti personali, perché non è un albergo, ognuno deve portarsi ciò che ha bisogno, insomma. Non è la prima volta che si sperimentano momenti del genere, un'esperienza simile è stata fatta l'estate scorsa per 5 giorni. Inizia a riprendersi in alcune persone, adulte essenzialmente, il ritorno a una preghiera semplice, silenziosa, a un contatto con la propria persona. Si è perso in questa società delle parole, l'importanza della parola, in questa società di tanti suoni, l'importanza di cogliere i suoni che nascono nel nostro io. Arriva l'intelligenza artificiale, no? Spesso uno magari immagina di trovare più di quello che è uno strumento tecnico, magari quasi Dio, no, in queste cose. Invece Dio cos'è? Dio è sempre l'altro, al di là di tutte le cose che noi facciamo e creiamo, perché in fondo sono riflessi della sua bellezza, della sua onnipotenza, del suo amore. L'intelligenza artificiale è l'ultimo dono di Dio, come è stato l'informatica, come è stato ai tempi che furono la scrittura a mezzo stampa. Non c'è da averne paura, c'è da usarla bene e utilizzarla. Chi le parla è uno che sta iniziando a utilizzarla nel suo lavoro.